avanti avanti. Oggi non sono a funghi. Voi direte, ma che cosa stai dicendo? Non sei a funghi, sei in un bosco, sta piovendo, è anche abbastanza impegnativo, vedete, ci sono già delle discrete salite. Ho scelto di venire oggi qua con questo tempo, con questa stagione, senza gerla, senza nulla, solo per fare un appello, il mio un accorato appello a tutte le persone che seguono il canale YouTube. L'ultimo video mi ha sorpreso con oltre 300.000 visualizzazioni, quindi ci sono molte persone che guardano questi video e questi contenuti e ne sono felice, ovviamente, anche se oggi quello vi voglio raccontare è un'altra storia. Oggi veramente è una giornata triste. Perché triste? Perché le notizie di questi ultimi giorni ci proiettano in una dimensione veramente paradossale. Una dimensione paradossale quando si legge che 4 fungaioli la scorsa settimana hanno perso la vita in montagna. Poi successivamente un altro, Alessandro, una persona, uno di noi, 52 anni, ha perso la vita a cercare i funghi. Guardate, il pericolo sta dietro l'angolo, il pericolo è sempre in agguato. Dobbiamo noi semplicemente capire quando è il momento di mettere i piedi nel solido, di uscire da una zona di pericolo per andare in una zona sicura. Io lo dico specialmente ai tanti ragazzi che si avvicinano a questa passione, ai tanti ragazzi, ai tanti giovani che mi scrivono in questi giorni, in queste ore, chiedendomi informazioni su dove andare, su come fare, su quale sponde scegliere, su quando nascono i funghi. È una passione bellissima, bellissima, ragazzi. Ma non si può morire per una muffa. Non si può morire per una muffa, ragazzi. Cioè, a tutto c'è un limite. La nostra vita è troppo preziosa e deve essere goduta al massimo. Quindi l'appello che io vi faccio è questo. Tornate indietro. Rinunciate. Mettete i piedi nel sicuro e in tutta sicurezza. Si può cadere per strada, si può cadere dappertutto, ma non è un problema. Non si può cadere in alcune circostanze dove è veramente pericoloso. A conclusione di questo mio appello vi narrerò l'esperienza, una delle mie ultime esperienze, risale alla settimana scorsa, ancora non erano circolate le notizie di questi decessi. Sono andato in un posto abbastanza impervio, tra l'altro molto vicino dove è successo l'ultimo episodio. Ero veramente convinto di trovare i funghi. Salendo mi sono reso conto che le piogge dei giorni precedenti avevano allentato il terreno e quando io facevo un passo sentivo una piota di terriccio e foglie che si spostava, quindi l'instabilità del terreno. Ho deciso di tornare indietro, non sono andato avanti, mi sono fermato perché ho ritenuto quel terreno instabile da non percorrere. Quindi, ragazzi, mi raccomando, la vita è preziosa, non buttatela così, è dura, avanti, 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 mai mollare, ma qualche volta è proprio necessario mollare. Qualche volta la mia, come dire, voglia di andare avanti deve dirci fermati, fermati Daniele, fermati Franco, fermati Alessandro, è pericoloso, non proseguire, torna a casa. Capire quando si deve rinunciare è una cosa importante. Mai mollare, avanti, 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 ad eccezione del pericolo. Portiamo a casa la vita e il bene più prezioso. Wow, guardate qua. Si può scendere qui? Oggi no, oggi non si può scendere qui. Oggi se tu scendi qui corri il rischio di cadere. Quindi oggi bisogna stare in una condizione di questo tipo, dove tu sei sicuro, hai i piedi ben ancorati al terreno
ti sposti, fai la tua giratina. Trovi meno funghi, non trovi funghi, non ha importanza. Porti a casa la vita. Avanti, 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 ragazzi. Mi dispiace per quelle famiglie. Voglio raccontarvi questa storia, ragazzi. Allora, sono salito su, terreno impervio, guardate qua. Terreno impervio, va bene? Sono arrivato a un certo punto, mi mancava veramente poco a dove io so che ci sono i funghi, immagino ci siano i funghi. Non me la sono sentita, il terreno è molto allentato, si scivola e sono tornato indietro dopo aver fatto tanti chilometri, tanta fatica. Bisogna saper rinunciare. Adesso addirittura si mette anche a piovere e scendere per queste ripide discese con la pioggia e su in alto erano ancora più ripide. È stata una giusta intuizione, un giusto pensiero. Ragazzi, la vita la viene prima di tutto. Divertimento, tutto quello che si vuole, però pensiamo a non farci male e a godere della natura. Il resto viene da sé. Avanti, 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 zero ritrovamenti oggi. Posti belli, ma nulla. Senti come piove.